Ricorda questa frase: ciò che credi o è vero o diventa vero. Ci sono delle forze invisibili qui dentro che guidano la nostra mente, le nostre azioni e di conseguenza i nostri risultati, i tuoi valori, le aspettative che hai nei confronti della vita e soprattutto le tue convinzioni, le cose che credi vere. Muhammad Ali diceva: è la ripetizione delle affermazioni che porta a credere. E quando il credere diventa una convinzione profonda, allora le cose iniziano ad accadere. E te lo dice uno che ha basato il suo successo sulla fiducia in se stesso, sulle affermazioni motivanti, sul credere che era il numero uno indiscusso. E che noi combattiamo tra queste due forze, la forza inconscia e la forza conscia. Prova ad immaginare la tua mente come un iceberg. La parte che è in superficie è la tua mente conscia. La parte invece che non vedi, che è sotto l'acqua, beh, quella è la tua mente inconscia e le tue convinzioni vivono proprio lì. Prima di andare avanti ho un invito per te. Qualsiasi sia la tua condizione di vita in questo momento, non è colpa tua o non sei sbagliato, non c'è niente di rotto dentro di te. Ricordati che la tua mente è come un computer e come un computer può essere riprogrammata. Se continui a dire che è colpa tua, che tu sei sbagliato, che tu non sei geneticamente predisposto, purtroppo ti starai negando la possibilità di cambiare la tua situazione. In questo video voglio farti alcuni esempi di convinzioni che probabilmente stanno limitando la tua vita e che fanno parte di quelle convinzioni che sono sotto l'acqua e che se non ci metti l'attenzione continueranno a limitare la tua vita. E la prima è proprio quando diciamo sono fatto così. Attenzione, perché quando dici sono fatto così stai parlando della tua identità. Non attaccarti a etichette che non sono funzionali per il tuo futuro. Ricordati che ciò che credi o è vero o diventa vero. Quindi fai attenzione alle etichette che ti attacchi. Un'altra fortissima è: Daniele, le ho provate tutte. E io non voglio mettere in discussione ciò che stai dicendo. Ci credo, sicuramente le hai provate tutte. Quello che ti dico è che non conta tanto la strategia, ovvero che cosa fai. La cosa ancora più importante è come lo fai. Quindi magari tu hai fatto qualcosa, ma l'hai fatto in uno stato d'animo sbagliato e quindi quella cosa che hai fatto non ha funzionato. E poi in realtà le ho provate tutte è un'affermazione molto superficiale, perché le hai provate tutte, ma tutte cosa? Il mondo cambia in modo così rapido che magari le cose che hai provato ieri oggi sono già vecchie. Quest'altra invece parte dal nostro ego e vuole difenderci da un possibile cambiamento, perché cambiare significa rischiare. Funziona solo con gli altri. Come non funziona? Io sono diverso, io sono speciale nel mio problema. E a volte aggiungono anche: tu non mi puoi capire. Spesso quella di sentirci speciali nei nostri problemi è l'unica soluzione che troviamo per non sentirci inadeguati. Non abbiamo la soluzione ai nostri problemi, non sappiamo dove trovarla o ancora peggio, crediamo di non poter cambiare le cose. Ci sentiamo impotenti. E quindi poi scattano altri meccanismi, come ad esempio il no, io non me lo merito. Ma voglio porti una domanda. Che cosa deve accadere per far sì che tu riesca a meritarlo? Bella domanda, eh? Spesso ci poniamo degli standard talmente alti che sono impossibili da raggiungere. E facciamo questo perché magari nel nostro passato abbiamo sofferto. E allora, per non ripetere gli stessi schemi, mettiamo degli standard alti, così finché non arriveremo ad ottenere quello standard, non siamo meritevoli di vivere felici. Viviamo una vita nella frustrazione, con delle pretese assurde, che non riusciremo mai a soddisfare. E questo non farà altro che portare frustrazione, dolore e sofferenza nella nostra vita. Un'altra bellissima è: facile a dirlo, ma a farlo è molto più difficile. Questa cosa ovviamente è molto scontata. Il fatto è che ci sta immobilizzando, ci sta impedendo di agire, ci sta impedendo di prendere in mano la nostra vita, fino a portarci all'esclamazione finale: non posso. E qui, per concludere questo video, ti invito a non utilizzare tanto spesso questa affermazione, perché non posso in realtà non esiste. Semmai esiste non voglio, in questo momento io non voglio. E allora stai guidando la tua vita, allora dipende da te, allora sei tu a decidere. Non posso spesso equivale ad una scusa. E se ti racconti delle scuse, il tuo inconscio, tornando all'iceberg, registra. E nel tempo costruirà un'immagine di te che non è quella che vorresti. Ricordati che tutte queste convinzioni probabilmente vivono in te. A volte ne usi una, a volte ne usi un'altra. Quello che ti consiglio di fare è di iniziare a vederle, iniziare ad osservarle quando escono fuori. E già solo il fatto di osservarle ti permetterà di fare un passo ulteriore verso la tua svolta. Ricordati solamente che in tutto questo devi crederci, devi credere nella possibilità che le cose possano cambiare, che la tua vita meriti qualcosa di più, perché nessuno al di fuori di te potrà mai crederci più di te.